Rieccoci insieme, pronti, prontissimi, siamo in diretta per parlare delle vicende di casa Juve. Ovviamente sarà il mercato a farla da padrona, ma non solo, perché celebriamo il compleanno di Michel Platini, poi ricorderemo la figura di Gian Piero Boniperti, avremo prestigiosi collegamenti, un menù ricchissimo, dunque restate con noi, anzi interagite con noi al 392 022 80 20. Cominciamo subito col presentare gli ospiti, così non perdiamo tempo. È ritornato Maurizio Vermiglio, direttore del Canavese, ben ritrovato direttore. Grazie Giancarlo, buonasera a tutti. Roberto Bonfiglio, caldo, carico per questa puntata in cui molto caldo, stiamo vivendo un'estate decisamente anomala, con temperature record, e quindi... Sì, non c'è stata la fase della primavera, cioè dall'inverno, ecco, se parliamo del tempo siamo già messi male. Eh no, ma fa caldo, è iniziato. Non ci sono più le mezze stagioni. No. Pensavo siamo messi male dal punto di vista del mercato, ma non vorrei spoilerare. Allora, Gianfranco Pecile, ben ritrovato. Ciao a tutti. E abbiamo una puntata con i botti, perché affronteremo tanti argomenti, comunque... Davvero... Allegri non si tocca, l'abbiamo detto oggi. Di oggi Allegri non si tocca. Potremmo parlarne però. È colpa di Allegri anche il caldo. No, perché molti accusano Allegri di qualunque cosa al mercato non va perché Allegri pretende. E allora io sono qua per Torna Ronaldo a una condizione che è legata alla sua. Ma torna Ronaldo, se non ci torna credo. Ronaldo. Partiamo però da un dato di fatto, che Adrien Rabiot potrebbe divorziare dalla Juventus. Ma attenzione, per volontà dello stesso giocatore, direttore Vermiglio. Finalmente una buona notizia in questo calciomercato. Mamma mia, che cattivi. Ma sai, non è tanto una questione di cattiveria, è una questione di bilanci. Se vai effettivamente però, a guardare questi tre giusto anni, lasciarlo andare? Leggiamo bene il titolo. Ma credo di sì, e ti spiego anche i motivi, al di là adesso delle battute o delle varie rubriche che abbiamo aperto durante l'arco della stagione, da questi studi, no? Da Bernardeschi a Rabiot e via discorrendo. Allora, Rabiot prossimo anno sarebbe in scadenza di contratto, ecco. No? Preso a guarda che bel ragazzo. E sì. Tu me lo fai andare via così? Sì, perché questo bel ragazzo doveva giocare a pallone, non doveva fare il modello, perché se no andava a Milano e partecipava alla Fashion Week e a tutto il resto. Invece qui sarebbe dovuto arrivare per A, dare sostanza a un centrocampo, B, magari contribuire con qualche gol. Ebbene, è riuscito a fare 6 reti in 3 anni e altrettanti assist, nel senso che questo ragazzo in 3 anni, nazionale francese, campione del mondo, ha messo piede in al massimo una quindicina di gol della Juventus tra assist e reti realizzate. Cioè, al di là del cost to cost contro il Milan, ormai è diventato un ricordo paleolitico quello, io non mi ricordo nient'altro di Rabiot. E ti stavo dicendo appunto, il prossimo anno, arrivato a parametro zero, Rabiot si sarebbe svincolato e a questo punto almeno la Juventus potrebbe incassare, si parla appunto di circa 20 milioni di euro da questa cessione, sì. Che io non vedo così di cattivo occhio anche, la vedo un'operazione positiva. Allora, la notizia, Roberto, arriva dall'Equipe e comunque una testata assolutamente attendibile. Rabiot dunque avrebbe chiesto alla Juventus la cessione un anno prima del contratto. La Premier League è all'orizzonte, ci sono ben 3 club ma davvero prestigiosi, parliamo del Manchester United, parliamo del Newcastle ma anche del Chelsea, che sono i club, sono i maggiori interessati, e la Juve spera di ricavare, come diceva il direttore Vermiglio, una cifra che va dai 15 ai 20 milioni di euro. Sì, va bene tutto, perché comunque Rabiot effettivamente in questi 3 anni non è che ha dimostrato chissà che cosa, però in quest'ultimo anno effettivamente forse mi è sembrato l'unico centrocampista che, quando c'era da strutturare un attimino il centrocampo, era l'unico che comunque si dava da fare. Tecnicamente va bene, lo sappiamo, ha detto bene Maurizio, 6 gol in 3 anni, non è uno che tira, non è il suo lavoro quello, però è uno che soprattutto in quest'ultimo mezzo anno si è impegnato tantissimo, e io prima di arrivare a lui, come dico sempre, passerei attraverso altri giocatori della rosa del centrocampo. Non è che dico che ce ne sono pochi, ce ne sono anche abbastanza da far fuori. Vabbè, due in generale, Ramsey, quello si fa la... Il problema è da far fuori, sì, ma che abbiano mercato. Sì, ma tutti non lo Rabiot, sì, hai ragione anche tu, quello, però c'è un Arthur che potrebbe esserci uno scambio, però che piace forse a Mourinho, magari, forse Dio. Però Rabiot, Arthur, ma non... No, beh, io lo ammetto. Bravo, Roby, complimenti. Complimenti. Ti faccio i complimenti perché
quando le neghi io, no, ma come posso negare l'evidenza? Come tu in altre situazioni riesci a negare comunque l'evidenza. Però detto questo, cioè il fatto che la Juve non ha vinto nulla quest'anno, no, beh, ma altre situazioni, appunto, sì, sì, ma tante altre cose. Ricordiamolo anche ai nostri amici a casa, perché non lo sanno. Che cosa? Di Arturo abbiamo avuto una bella discussione io e te, sì, e io accettavo il fatto che Roby diceva che era il metronomo, era quello che doveva far girare il nostro centrocampo, e io alla che dovesse cambiare il gioco della Juventus, io anche, me lo ricordo, sì, ma proprio prendere le chiavi del centrocampo, e io alla terza quarta parte ho detto questo non ha nelle corde, okay, né il lancio né la verticalizzazione, cioè, però io con te ho discusso anche su Ronaldo, dove tu dicevi guarda andrà via Ronaldo e segneranno molti giocatori, altri che non è successo, e io ti dicevo vedrai che quando andrà via Ronaldo alzeremo il tappeto e ci sarà un sacco di polvere, sì, però non è stato sostituito, lo dico sempre a mia difesa. E intanto da casa 392 022 8020 cominciate a risponderci ai nostri quesiti, i nostri sondaggi. Rabiot divorzio dalla Juventus, giusto lasciarlo andare o potrebbe comunque sempre tornare utile, oppure un giocatore che è stato sfortunato, sottovalutato, rispondeteci, scriveteci, noi vi risponderemo in diretta. Gianfranco, allora, Pecile, Rabiot ha spiazzato tutti, ha chiesto di andare via. Sì, esatto, ha spiazzato proprio tutti, perché non, nessuno si aspettava. Hanno detto bene Maurizio Roby sul discorso della... altri avrebbero dovuto essere valutati per essere ceduti prima di lui, però Maurizio dice giustamente il mercato chi ce l'ha? Ce l'ha McKennie, che però McKennie è un altro secondo me da considerare incedibile. Tra i due io terrei McKennie. Anch'io. Beh, certo. Però Rabiot, devo dirti che Locatelli, Zaccaria non puoi, Locatelli è il futuro ed è stato addirittura nominato da Allegri, quindi non si discute. Zaccaria è appena arrivato. Non l'abbiamo ancora visto. Sì, l'abbiamo visto veramente poco. Sì. Pogba potrebbe arrivare, quindi è l'altro centrocampista quasi titolare, McKennie, Rabiot e poi? Due, ancora. Cioè, il discorso è che secondo me se va via Rabiot, per carità, bisogna sostituirlo. Vabbè, ci sono anche, parliamo tanto, sì, dei giovani, infatti, però è che... Io uno tra Miretti e Fagioli lo terrei. Ma pare che no, entrambi partiranno, comunque rimarranno, il 4 luglio saranno con ingolvati nella squadra. Sono comodo per la lista comunque. Quindi anche se è vero da una parte che la critica, soprattutto la critica, ma anche il pubblico bianconero spesso dice abbiamo i giovani, non li facciamo giocare. Ma proprio perché a centrocampo, non sono così bravi. Probabilmente perché non lo sono, ma in questo momento l'Italia questo sta esprimendo a centrocampo. Giocatori più bravi di quell'età. Ti rompo con la notizia che Simone Inzaghi e l'Inter hanno rinnovato il contratto che lega l'allenatore ai nerazzurri. A denunciarlo il club su Twitter, che con un video emblematico che raffigura lo stesso Inzaghi e Steven Zhang mentre firmano il nuovo accordo, scadenza 2024. Ma noi da emblematico, ironico direi. Io sto leggendo ce l'ho con l'agenzia, perché chi ha visto il video in realtà è una parodia. Si vede che stanno scherzando, cioè casualmente qualcuno che apre una porta dell'ufficio della sede dell'Inter, sì, e c'è Zhang. Scusate, ci sono Zhang e Inzaghi che appunto stanno firmando il contratto, una voce fuori campo che cosa state facendo? Sto facendo firmare il contratto al coach. Ah, davvero, congratulazioni, via. Cioè, ora, emblematico mi verrebbe. Vediamo allora cosa succederà con la presentazione di Dybala, perché ormai pare proprio essere... Ma forse prima Lukaku di Dybala. Beh, Lukaku sì. Ma anche quella è una presentazione, magari sullo stile del fare una scenetta. Però loro si muovono, però adesso stiamo parlando dell'Inter, perché loro si muovono e noi cosa stiamo facendo? Sì, ma devono stare anche attenti a muoversi, perché non è che stanno messi bene anche loro. Adesso c'è anche l'ultima notizia. Sì, ma Mkhitaryan arriva a zero. Sì, bene, ma intanto uno arriva a zero. Noi a zero vanno via Dybala, va via Bernardeschi. Ma forse ne arriva uno, ne arrivano forse due, ne arrivano probabilmente due, speriamo, a parametro zero, no? Ma sicuramente, uno sicuro al 100%. Ehi, 100%, calma. No, ma Pogba, ma ti rendi conto uno come Pogba che avrebbe dovuto rinnovare almeno 6-7 mesi fa? Con il Manchester United. Come mettiamo la grafica... No. Mercato col Manchester United, con altre squadre non l'ho ancora fatto, di conseguenza ecco qua anche Pogba, abbastanza Angel Di Maria normale. Parleremo Kosnic, pare che abbiano trovato l'accordo, Arnautovic, Berardi, Asensio, Giovanni Simeone, Sanchez, questa è una new entry, così come Nandez. Molina però pare che la pista si stia raffreddando, e anche quella sì, perché c'è Quadrado di mezzo. Oggi Zaniolo, non è sempre caldo. Koulibaly, Emerson, Palmieri. Al momento siamo fermi qua.
ci sono alcuni che secondo me, io non vedo, cioè in alcuni potrei vedere una progettualità, però poi sento delle cose come Di Maria, Ronaldo, Neymar, cavolate, va bene, tutto, però se Messi, se pure quello no, però io progettualità non vedo. La trattativa Di Maria con la cavolata Messi, cioè no, assolutamente, Di Maria è, no, è una pista vera. Sì, cioè, però c'è di progettualità in questo? No, è estemporaneo. No, non è una questione di progettualità, però riflette anche un po' la stagione che ha vissuto la Juventus quest'anno, nel rinnovare la squadra, nel guardare al futuro, non puoi però trascurare il presente. Il presente si traduce in zero titoli, il presente si traduce in un quarto posto che è stato blindato nel finale di stagione, ma che per tre quarti di stagione non è stato così certo, per cui hai bisogno di queste figure, che può essere Di Maria, che può essere il Pogba, da unire. Giovani, ecco, di prospettiva, per quello è, io voglio vedere poi giovani di prospettiva. Io un Udogi, un Molina, un Zaniolo, io però poi voglio vederli. Posso, capisci, dire una cosa però sulla differenza fra Udogi, Molina, che anch'io li vorrei vedere. No, beh, uno è una parte, uno dall'altra. Sì, 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 no, certo, destra Molina, sinistra Udogi, ma non arriveranno quasi nessuno dei due. No, forse Udogi al limite il prossimo uno, anno. Però il discorso è che per esempio Miretti non può giocare così pronti via, ma lo stesso, ma no, Fagioli. Ma no, ma certo. Gabi, quel fenomeno 17enne del Barcellona e sì, della nazionale. Io l'ho è visto tutto in primavera mondo, nella Youth League 3 anni fa con la Juventus. Però lo paragonereste a Miretti? Miretti sono due giocatori diversi. Lo so, ma Miretti adesso non ha la chiudere titolarità del ruolo. Ma sono due culture diverse. Ma noi non ce l'abbiamo. Ma non parte titolo, Miretti non partirebbe titolare. Punto. E quindi cioè, uno può giocare, ma l'altro non può stare in due in panchina. Fagioli e Miretti in panchina e vedono giocare Pogba, Rabiot se rimane. Ma quest'anno lo scudetto degli Zaccaria. Non dimentichiamoci che lo scudetto degli infortuni l'ha vinto la Juventus. Cioè la squadra e ti spezzo una lancia a tuo favore. L'allenatore che ha avuto più difficoltà quest'anno a mandare un 11 in campo è stato proprio Allegri, perché ha dovuto fare più volte la formazione con il medico sociale che non con il tattico. Comunque tanto vituperato Rabiot, lo vedrete al Manchester United o al Chelsea, magari due domande non ve le porrete. Sì, se si fa il tuppi, come si chiama, tu che sei esperta, se si fa il codino, piuttosto lo chignon, piuttosto... Ho altri problemi, io ho una criniera purtroppo leonina che con l'umidità diventa ancora più... Però ha giocato titolo con Sarri, con Pirlo, con Allegri, noi abbiamo bisogno di centrocampisti che tirano anche in porta, cioè Pogba per esempio. Opportuno, tanta roba, perché caspita, le palle devono arrivare. Mi dici tre centrocampisti, Robby? Certo. Mi dici tre centrocampisti titolare che tu metteresti oggi? Io metterei oggi quello che, con l'arrivo di Pogba. Pogba, McKennie, Locatelli. Va bene. Riprendiamo dopo la pausa pubblicitaria. Continuate a scriverci 392-022-8020. Infatti qua siamo visti. Eccoci, allora, ripartiamo in diretta. Intanto noi stavamo facendo il nostro talk anche nella pausa pubblicitaria. Abbiamo messo la tabella della grafica mercato della Juventus, però in queste ore, come ben sapete, in questi giorni sta tenendo banco la questione Di Maria. Allora, Angel Di Maria in vacanza a Ibiza con la sua famiglia. Ho letto che la moglie dovrebbe venire a Torino per vedere la città, per valutare se possa essere... Vabbè, ci sono anche i figli, quindi... Sì, ma diteglielo però che non c'è il mare qua come la moglie di Madrid. La moglie di Zidane. Ah, sì, B&B troveranno anche un B&B. Vabbè, Giancarla, va bene tutto. Cioè, questo qua farebbe comodo già solo per i primi 6 mesi un giocatore. Però, caspita, non se la deve tirare così. Cioè, noi non è che possiamo andare dietro a uno che deve decidere anche lui quanto deve prendere di ingaggio, sì, quanti anni fare. Ma cioè, sai perché aspetta? Aspetta un'altra offerta. Ma certo, quale? Ho capito. Ma Barcellona l'ha già fatta. Ma infatti, quella era una. Visto che se l'è bruciata, ne aspetta un'altra. Ma c'è l'Atletico? Adesso io non mi intendo, non lo so, ma sicuramente no, se fa così avevo letto. Il discorso Barcellona, tra virgolette, non è bruciata la pista Barcellona. Il problema del Barcellona è che per problemi di bilancio deve vendere. Finché non riesce a liberare determinate caselle proprio per poter tesserare Di Maria, in realtà non può formalizzare realmente una proposta che verbalmente ha fatto. Ma è lo stesso discorso dell'Inter, eh? Sì, il problema del discorso è che Di Maria in questo momento sta temporeggiando, perché io credo, o meno da cosa si legge, da cosa si capisce, che se il Barcellona riesce a garantirgli appunto il tesseramento, escludendo qualcuno dalla propria rosa, perché ha un monte ingaggi, ha problemi col fair play finanziario e quant'altro, lui andrebbe
anche di corsa a Barcellona. La Juventus, secondo me, diventa la sua seconda scelta di fronte ai Blaugrana. Questo va è un dato bene, di fatto. Mauri, tatticamente hai ragione anche tu. Un anno mi sta benissimo, dagli 7 milioni. L'importante è che mi faccia da agosto fino a novembre, dicembre, ai mondiali, mi sia utile alla tavola. Un anno sono 4 mesi, però. Sì. No, hai capito. Saranno 4 mesi intensissimi. Sono quei quelli. 4 mesi intensi che perché noi in quei 4 mesi. Si sprema così tanto. Ma perché noi prima dei mondiali? Ma perché noi in quei 4 mesi l'anno scorso abbiamo perso la corsa verso lo scudetto? Io gli avrei già dato il ben servito da almeno un mese. È quello il discorso, quindi anche tirarsela così un attimino no. Allora, veniamo ai dettagli. La Juventus offrirebbe un annuale da 7 milioni di euro netti per opzione a favore appunto di Maria per la seconda stagione, che sarebbe importante, l'abbiamo già detto più volte nel corso delle nostre dirette, per usufruire del decreto crescita. Basterebbe l'opzione? Per usufruire basterebbe un'opzione? No, no. Però lui vorrebbe un contratto di un anno e quindi si è preso qualche giorno per poter decidere. La Juventus avrebbe già anche studiato il piano B, pare ci sia comunque ottimismo da quelle, no, da quelle che sono sì, indiscrezioni che trapelano in questo momento. Ma tu non preferisci invece costi? Cioè che... No, ma sono due cose diverse e io credo che arriveranno entrambi. Però entrambi. Il problema è che, allora, considerate la stagione che la Juventus ha portato a termine, tu devi comunque mettere in campo uno che vada e faccia subito. Che non puoi aspettare, non puoi aspettare. Ma poi sempre che Di Maria sia uno che riesca a entrare subito in campo in una mentalità diversa da quelle che... Beh, però se non lo fa lui, chi lo fa? Lo so, però da noi dai, ha fatto il campionato spagnolo, ha fatto quello inglese, ha fatto quello francese, figurati se ha problemi a ambientarsi o non essere un professionista tale da non entrare nel campionato. Comunque, reduce anche dalla nazionale. Giocherebbe a sinistra, al posto di Morata. Sì, ma anche al di là dell'aspetto puramente tattico, che poi sarà un problema di Allegri e speriamo che abbia problemi di abbondanza. No, Costa gioca a sinistra sempre e Di Maria gioca a destra sempre. Comunque uno non esclude l'altro, nel senso che comunque uno arriva a parametro zero e hai questi 7 milioni da pagargli dello stipendio per un anno, poi arrivederci, grazie. E Di Maria si alternerà con Chiesa, ve lo dico. Di Maria aspetterà Chiesa, farà sì che l'attesa di Chiesa non sia così pesante. Chiesa non so se sarà proprio a settembre. Appunto, che non sia così pesante. L'abbiamo intervistato, l'abbiamo anche fatto ascoltare. L'arrivo di Maria permetterebbe di non forzare il ritorno in campo di Chiesa, nel senso di farlo guarire completamente con i tempi giusti per poi averlo. Hai ragione, direttore. No, ma pensavi di no? Da quando ti è venuto questo dubbio, Giancarlo? Che caldo, ti avesse un pochino... No, ma questo studio è freschissimo, infatti lui ha messo con le giacche, infatti ha messo la giacca perché aveva freschetta. No, quindi stavo dicendo che comunque uno non esclude l'altro, perché Kostic pare che alla fine per 15 milioni di euro la Juventus riesca a portarlo a casa e anche il suo ingaggio non sarà da top player, si parla di 3 milioni, per cui è come non si dico è adesso un top player, obiettivamente effettivamente non lo è, mentre l'altro sì che lo è e non, le operazioni comunque possono viaggiare parallelamente, va bene, ma sì, ok, d'accordo, però io non vedo. Cioè, non sto tanto dietro al parlato di quello che scrivono i giornali e tutto quanto. Però, se tu hai fonti dirette, tu parli direttamente al telefono con i diretti protagonisti. Ma quando arriva bene perché non c'entra nulla. Io sono preoccupato. Ma chi vuoi al posto di Maria? Fai un nome al posto di Maria. No, Zaniolo, tutta la vita. Zaniolo, Roberto, c'è un piccolo particolare. Sai perché la Juventus sta accettando una situazione che giustamente anche tu prima dicevi che da sopportare veramente fastidiosa, appunto l'attesa di questo Remida per il fatto che arriva a parametro zero, perché tutte le alternative che stiamo menzionando hanno un costo da 50 milioni in su. Ed è fatta, forse no. Pomelo, Berardi. Non credo, ma massimo come devi pagarli? Cioè. Berardi quanto? 30? No. 30? 40? Ma 40? 40. Ma è un giocatore da qualche anno e lo puoi rivendere. Sì, ma Berardi è un giocatore, ma non è un giocatore da Juve, dai. Cioè, capisci che... Non è un top player. Di Maria arriva spremendosi veramente... Comunque, in ogni caso, anche se sembrano cifre esorbitanti, è una scommessa, tra virgolette, di soli, 7 milioni. Tutti gli altri nomi che stiamo facendo, Zaniolo, giustamente anche... Ma tra un anno siamo di nuovo sul mercato. Siamo di nuovo sul mercato, certo, ma... Anche in questa sede tu parlavi di Zaniolo col punto interrogativo dei grossi infortuni che ha avuto. Io non lo vorrei, Robby, no, però è un'altra alternativa da 50 milioni con un eventuale asta col Milan. Con una testa Berardi 40 milioni, Raspadori altri 40. Ma forse 40... c'è Arthur da inserire, come c'è per Koulibaly, Bernardeschi. Sì, ma non è che gli altri direttori sportivi sono tutti con l'anello al naso, ragazzi. Arthur, come lo critichiamo noi, come lo vediamo noi qua,
E lo vedono anche tutti gli altri direttori sportivi, non però, è che... Però anche Rabiot a quel punto lo cerca il Manchester United, il Chelsea... Cioè... Ma va in un altro campionato, va in un'altra situazione che dove magari effettivamente Rabiot, anche quando si dice di Kulusevski, avete visto cosa ha fatto nel Tottenham, cosa ha fatto nel Tottenham, è il miracolo di Conte. Perché è un altro calcio. È un altro calcio, un'altra situazione, non sì. puoi... Avrebbe Solo un senso, Conte allora, avrebbe avuto un senso questa cosa, se Kulusevski a gennaio fosse andato all'Inter, al Milan, alla Roma, al Napoli e avesse fatto sfracelli, a questo punto sì, che ci sarebbe stato un problema per Allegri o comunque per il mondo Juve, ma non sono paragonabili, è come fare dei compiti con unità di misura diverse, il risultato non verrà mai. È come fare i compiti con unità di misura da diverse. Da direttore, papà. No, forse qua da papà. Che? Da papà, oppure se vuoi, sì. o come in un pensiero grammaticale con tempi verbali discordanti. Ma siamo sempre Juve o Abraham? Mamma mia. Chiedo scusa. Facciamo quiz. Cioè, io non lo so. Meno male che è l'ultima puntata. E sono le ultime cartucce queste, poi... Di Maria si attende, a giorni comunque si saprà che cosa farà, c'è ottimismo, perlomeno queste sono le sensazioni e le notizie che trapelano, vedremo, dai, comunque per una stagione va bene. Sì, no, ti dà tempo io l'ho detto anche solo per 6 mesi, perché poi tornare al mondiale ovviamente si affloscano tutti poi in quel periodo. L'importante, se viene, sicuramente darà un contributo più importante per quei primi mesi dove noi l'anno scorso abbiamo davvero fatto abbastanza pena e siamo già usciti. E poi è uno con esperienza, già pronto, che sicuramente è utile per i giovani e quindi giustamente si può puntare su di lui, sì, ma senza tirarla troppo per le lunghe, io... gli avrei già dato ben servito e soprattutto strategicamente sarei andato su un altro profilo. Però Gianfranco, un profilo che tra l'altro sono ancora giugno, cioè il mercato in teoria non è neanche aperto. No, esatto. Però le altre viaggiano, cioè, se noi perdiamo Berardi e tra una settimana si fionda la Roma, dico la Roma a caso, su Berardi, ci scappa anche Berardi. Sì, Kostić no, perché Kostić sembra che l'abbiamo fermato. Sì, perché ci sono pare... Ma anche lì Kostić cos'è? L'autogrill che aspetta, beve il caffè finché noi diciamo qualcosa? No, è una cosa che una cioè, bevanda a caso, non hai menzionato. Un caffè della lavanza, non lo so. Ma Kostić arriva di sicuro e non è in alternativa di Maria, quindi Kostić è una trattativa a sé stante. Sì, e non è neanche così onerosa, non è una cosa no, che... Beh, poi lui comunque l'ha detto che vuole venire, cioè lui ha l'accordo, c'è. Oh, finalmente vediamo la faccia di Kostić. Cioè, infatti c'è lo sponsor di Vlahović. Però io poi mi aspetto il botto di mercato, me l'aspetto io, perché ce l'avrai sicuramente. Ah, un nome, un nome nuovo? Ma io lo so qual è, poi te lo dico io. L'importante è che non sia poi dimmelo magari, perché... Né Ronaldo e né Messi. No, tu neanche te l'aspetti, quando te lo dirò vedrai te. No, quella di Neymar è stata un po' grossa, lo raccontiamo caro telespettatore, il nome di Neymar era stato accostato alla Juventus, mi sembra un po' un eccesso. Ma non è figlio delle temperature di questi giorni. Hanno riportato la notizia sono molto affidati, però fidati e affidabili. Sembra che non potendoci essere un quindi mercato, arriva dalla Francia la notizia, è stata riportata. Sembra che faccia proprio da sponsor il PSG per darlo addirittura in prestito, se volete vi diamo ancora dei soldi. No, ragazzi, adesso al di là del fatto che Juventus, quindi... Sì, però mi sembra ma al di là del fatto che sono ancora Al di là del fatto che sono quasi le 21 e ci sono ancora 30 gradi all'esterno, ma di cosa state parlando? Ma del nulla. Nel senso che, tra virgolette, siamo andato via un Ronaldo perché 31 milioni di euro stavano praticamente Vabbè, ma mandando... quelli pagavamo noi, quelli di Neymar, tu non li paghi, E chi li paga? Paris Saint-Germain. Paga Paris Saint-Germain. Che sta pensando Gianfranco? Paga Paris Saint-Germain. Ma Neymar devo dire che non... Non ti dispiace? Ma perché il prezzo della benzina è salito così talmente in alto che lo sceicco fa regali in giro. Ma magari fanno metà, 25-1 e 20 l'anno. Ah beh, allora sì. Il totale? No, mi sembra che lui guadagni sui 45. Lui oggi guadagna 42 milioni. 42. E Messi quanto guadagna? 50... Mbappé arriverà a 50 e sarà il calciatore che guadagnerà più pagato. Sì, no, Messi era, era più pagato di Ronaldo. Stiamo parlando di cifre che sono davvero una follia. Che comunque vedrai che torneranno secondo me a un certo punto anche a calmarsi da quel punto di vista, perché devono fare qualcosa. E il povero De Sciglio gli hanno rinnovato a 1 milione. Povero e mezzo. Uno. Con più bonus. Allora, poveretto, però insomma ha rinnovato, è già questa notizia. Sì, sì, sì. De Sciglio ha rinnovato il gaggio, con la Juventus, e in un certo senso dà anche meno fastidio quando entrerà in campo sapere che comunque è lì. Allora facciamo una pausa e poi state con noi perché parleremo del compleanno di Michel Platini, un mito che compie 67 anni se non erro. E Michel Platini è qui. Bravi, non siete preparati, ma 65. L'ospite 65. Che avremo in collegamento ce lo dirà e poi parleremo anche di Giampiero Boniperti. A tra poco!
Però Zidane quando si incaponiva... Eccoci, siamo in onda, stavamo parlando ovviamente di aneddoti, stavamo parlando di... Vabbè, tanto l'avete sentito. C'è proprio clima da ultimo giorno di scuola. Zidane, in bocca al lupo a tutti gli studenti per la maturità, dai. Che inizia domani, tra l'altro. Mica sono qui a... Perché la devi fare? Devi ancora per conseguirla? Magari. Allora, andiamo avanti, perché avevamo annunciato prima del break pubblicitario che avremmo parlato di un compleanno molto importante come quello di Michel Platini e che poi avremmo anche parlato della figura immensa di Giampiero Boniperti. Dunque lo facciamo con il maestro, Salvatore Giglio. Salvatore, eccoci. Buonasera a tutti. Allora, io racconto ai nostri telespettatori che è stata davvero un'impresa riuscire a convincere Salvatore a fare questo collegamento telefonico. Non aveva dubbi. Roberto Montiglio. Salvatore, non avevo dubbi. Esatto, però innanzitutto noi volevamo salutare questo immenso maestro, perché Salvatore Giglio davvero è un maestro, un artista, è uno dei più grandi fotografi che abbiamo in Italia e non solo. E anche cavaliere, non lo dimentichiamo. Ma poi soprattutto Salvatore Giglio, visto che oggi è il compleanno di Michel Platini, che compie, ovviamente avevo ragione io, 67 anni. Ricordiamo questa foto che adesso facciamo vedere e che ricordiamo ancora una volta, questo scatto, amici, è di Salvatore Giglio. Allora Salvatore, innanzitutto complimenti, per noi è un immenso piacere poterti avere al telefono. Grazie, prima di tutto vorrei salutare tutti i tuoi telespettatori e gli ospiti che hai in studio. Allora, partiamo... anche se qualcuno non conosco personalmente, purtroppo ne conosco uno personalmente, ma lasciamo perdere. Ti voglio bene, Orso. È patrimonio di tutti i tifosi bianconeri. Ti voglio bene, Salvatore. Questa allora, non è la foto di Platini. Salvatore, vogliamo raccontare questa foto di Platini che ha fatto il giro del mondo? Ma come è nata? Questo scatto, no, come è nato? Sì, prima di tutto devo fare una premessa. Cioè, io sono l'unico tifoso della Juventus che è stato felice che è stato annullato il gol, perché se i convoli davano i gol io questa foto non la facevo. Ah, perciò sono felicissimo che quel gol non sia stato convalidato. E questa è stata la sua protesta. Ah sì, perché questo è vero, sì. Ci diceva il direttore canavese Maurizio Vremiglio, questa quello che la posa che hai immortalato in realtà è una protesta, no? Sì, una protesta, allora spiego come la situazione, perché poi questa foto l'ho fatta solo io con tanti fotografi che c'erano. Infatti. E vi spiego il motivo perché l'ho fatta solo io. Adesso la rimettiamo. Cioè, io con la macchina fotografica guardo con l'occhio sinistro, no? Col destro, di solito tutti guardano dal destro. Allora c'è stata l'azione del gol, la porta era sulla mia sinistra, fotografo il gol, fotografo il giocatore che protestano con l'arbitro e poi avendo l'occhio destro aperto, perché lui poi si è spostato verso destra, avevo l'occhio aperto e sono riuscito a fotografare, a fare tre scarti, questo che è il primo scatto e poi gli altri due che si sta alzando e applaudisce. Gli altri fotografi che erano vicino a me, che avevano l'occhio destro occupato perché guardavano dentro la macchina, non hanno visto tutta la scena, ecco perché sono riuscito a farla solo io, con tutti i fotografi che c'erano. Complimenti. E questa è la foto fa... Il giro del mondo, foto, noi lo ripetiamo, ed è maestro Salvatore Giglio, Anche se gira anche se gira un falso. Gira un falso? Sì. No, gira un falso, fatto da una grande agenzia, non faccio il nome, perché siamo in causa. Sì, è falso perché dietro hanno camuffato il secondo piano, quello che c'è dietro, fotografato dietro Michelin Platini, è stato modificato con uno sponsor praticamente. Vabbè, però noi sappiamo che questa è tua, Salvatore, quindi... Sì, quella ho controllato prima io che fosse la mia, perché tanti giornali pubblicano ancora il falso. No, anch'io sono andata proprio a cercarla, sapendo un falso che... d'autore. Che questa... No, diciamo che la che ricordo che... hai, Salvatore, di Michel Platini, e che auguri vuoi fare a questo? Ma sai, il primo incontro è stato un bruttissimo incontro, proprio. Perché? È perché, allora, la Juventus in quel periodo aveva comprato Boniek,
Allora mi aveva incaricato una Juventus ad andare in Polonia a fare le foto con la maglia della Juve. A quei tempi lì non c'era digitale, Photoshop, che adesso fanno i montaggi. Allora vado al consolato polacco per farmi fare il visto e me l'hanno rifiutato. Il motivo? Perché c'erano disordine con i sindacati quel periodo lì e erano tutti i visti ai fotografi e ai giornalisti. Va bene, mi ero rassegnato, poi venuta fuori, ma non la Juventus mi ha comunicato l'ufficio stampa di Juventus che avevano preso anche Platini e di organizzarmi il viaggio ad andare a Sant'Etienne a fotografare Platini con la maglia della Juve, le prime foto. Allora poi ho letto su un quotidiano che la Polonia andava in Spagna, a Vigo, in Spagna, a fare una partita amichevole per preparazione dei Mondiali 82. Allora lì ho preso la palla in balzo, ho organizzato il viaggio per Vigo, Sant'Etienne e rientrare in Italia. Sono andato a fare buone, che tutto tranquillo, nessun problema. Quando arrivo a Sant'Etienne, che sono arrivato il sabato, che poi la sera giocava l'ultima partita Platini con il Sant'Etienne, poi essendo l'ultima partita lì in Francia usano di fare la cena con le due squadre, tutti gli accreditati, i giornalisti invitati, io ero anche invitato lì. Poi lunedì mattina sono andato allo stadio di Sant'Etienne a fare allenamento per fare la foto a Platini, solo che la Juventus si era dimenticato di avvisarlo che andavo io a fare le foto e non voleva fare la foto. Ecco. Niente, era di domenica, non c'erano i telefonini ancora. Allora ho detto, amici, qui c'è l'indirizzo dell'albergo dove sono, se cambi idea mi chiami. Arrivi in albergo, la sede era chiusa perché era di domenica. Chiama mia moglie che lavora alla Juventus, ho detto, senti, chiama la segretaria di Monipetto e gli spiego il motivo, così così. Mi chiama la segretaria, mi fa figlio, guarda, rimango in albergo, mi dia il numero di telefono e il numero di camera, che la chiamo subito. Dopo di 20 minuti squilla il telefono ed era Michel Platini. Caspita. Dice, vieni domani mattina che facciamo tutte le foto. E lì è stato il primo scontro. Niente, poi quando ha smesso di giocare, poi quando era la Juventus io mi comportavo da professionista, lui da professionista, quello che dovevo fare per la Juve lo facevo, però non gli davo fastidio nella sua vita privata, non ero come gli altri fotografi che lo seguivano questo e quell'altro. Io, a me mi interessava quello che faceva nella Juventus, in campo, certo, e nell'allenamento, il resto non mi interessava, perciò mi sono comportato bene con lui. Poi invece quando ha smesso di giocare il rapporto si è più feeling, hai capito? E adesso tutte le volte che mi vede mi abbraccia di qua e di là, poi ultimamente mi ha chiamato perché non stavo bene, mi ha chiamato, volevo sapere come stavo, e poi mi aveva chiesto una fotografia. Vedi, Platini ti ha chiamato, guarda, è un bellissimo gesto. Sì, anche Roberto Baggio, altri vecchi giocatori mi hanno chiamato tutti. Caspita. Beh, anch'io lo chiamo ogni tanto. Allora mi ha chiesto, dice, guarda, io sto aprendo un ristorante e voglio mettere una gigantografia con una foto che hai fatto tu nel ristorante. E io ho detto, ma è la foto di Tokyo? Mi risponde, dice, no, quello me la conoscono tutti, anche i miei nipoti che devono essere ancora concepiti, mi fa. E qual è? Hai detto, quale foto è? È quella che sono tutto infangato, impiegato con le mani sulle ginocchia, proprio che non mi vedo, sono tutto nero. Ma voi con la foto, ho detto, ma voi con la foto all'archivio, adesso ho preso queste due o tre foto, perché insomma, non voglio neanche violare quelli che sono i diritti. Prima la regia, il nostro Luca, ci ha fatto vedere una foto bellissima dell'avvocato che ammira la tua foto di Michel Platini. Io in questa foto vedo tanto di Salvatore Giglio. Guarda che bella, Salvatore. Vabbè, tu la conosci perché l'hai fatta, quindi. E qui l'avvocato ha detto, dice, in questa foto c'è tutti i Platini. E aveva ragione. C'è tanto di te, vero? Sì. E noi ci commuoviamo, perché poi noi che ti vogliamo bene dell'anima, tu lo sai. Sì, Salvatore è un... Sì. Salvo? Sì, dimmi. Poi ha vinto, vero, quei parecchi premi, quella foto che tu hai fatto, quella famosa, questa famosa che stiamo guardando, ormai che... Cioè, mi sembra che abbia vinto... La foto di Platini, parli? Sì, sì. No, non ha vinto nessun premio. Ah, però è stata... Il premio del cuore dei tifosi. Quello sicuro, però sapeva, ha fatto tutto il giro del mondo perché l'aveva acquistata un grosso giornale, adesso non mi ricordo più cosa avevi detto. No, questa foto l'ha pubblicata per prima Guerri Sportivo.
Sì, ma infatti poi, Zazzaroni ha fatto un post, se non erro, vero? Poi, Ivan Zazzaroni, attuale direttore del Corriere dello Sport. Lui era già Guarin, lui era fu lui, vero? Ah. Vero Salvatore? No, a quei tempi lì, quando l'ha pubblicato lo Sportivo, il direttore era Italo Cucci. Ah, c'era Cucci. Cucci. Sì, sì, sì. No, no, questa foto poi ha girato il mondo. Questa foto ha girato il mondo poi. Certo, ma davvero, sì. Sì. Allora, quindi noi facciamo gli auguri a Michele Platini con questo capolavoro di Salvatore Giglio, uno dei tanti, perché Salvatore, tu stai lavorando e poi insomma ad un progetto molto importante che riguarda l'immenso Giampiero Boniperti. Sì, abbiamo in programma, che io la mostra l'ho già paginata tutto, le foto sono 50 pannelli, però nei pannelli non c'è una foto singola, ci sono tante fotografie, e in questi 150 pannelli racconto tutta la vita di Boniperti, dal ragazzino fino alla fine con la Juventus, che sono poi sono in collaborazione, lo faccio in collaborazione con la famiglia Boniperti. Perciò mi hanno dato anche tanti documenti loro, tante fotografie loro. Adesso, ecco, adesso abbiamo anche qualche immagine che dalla regia, se ci dà ancora un minutino per poter parlare di questo progetto molto importante di Salvatore Giglio con la famiglia Boniperti. Oppure facciamo una pausa, Salvatore, e ne parliamo subito dopo il break, ti teniamo solo più qualche minuto. D'accordo. Ok, allora anticipiamo la pausa, poi appunto parliamo di Giampiero Boniperti e del grande progetto di Salvatore Giglio con la famiglia Boniperti. A tra poco. Rieccoci insieme, allora riprendiamo collegamento telefonico, ben ritrovati innanzitutto ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa, ci state inviando tantissimi messaggi al 392-022-8020, poi fate anche voi gli auguri a Michel Platini, noi li leggeremo su WhatsApp. Abbiamo in collegamento il maestro Salvatore Giglio, con cui abbiamo parlato di quello scatto davvero che ha fatto giro del mondo a Michel Platini, adesso parlavamo di un progetto molto importante che Salvatore con la famiglia Boniperti per un'importante mostra dedicata a Giampiero Boniperti. Salvatore. Dimmi. Eccoci, quindi quando potrebbe essere questa mostra? Tu hai detto che ci hai raccontato che hai già tutto il materiale praticamente pronto, ma tu hai un archivio che è davvero non si può quasi... Sì, c'è un archivio enorme, poi ci ho detto, ma anche la famiglia mi ha aiutato tanto, mi ha mandato delle fotografie da Boniperti da bambino, da ragazzino, e così siamo riusciti a costruire proprio tutta la vita del presidente, cioè la copia del primo contratto con la Juventus, la prima foto quando è arrivata alla Juve, il primo allenamento, la foto ufficiale con la maglia, diciamo dall'inizio. Adesso mettiamo le foto di Giampiero Boniperti. Questa qui è con Platini ancora. E infatti era ancora con Platini, ma il nostro regista è innamorato di Michel Platini, ecco qua. Ecco qua. È giusto che le giovani generazioni sappiano chi è Giampiero Boniperti, Salvatore. Guarda che roba. Tutte fotografie originali, tutte negative, Non c'è nessuna riproduzione. So che al Museo della Juve ci sono tante riproduzioni. Il vero museo ce l'ho a casa mia. Com'era Giampiero Boniperti? Con me? Sì. No, io dal primo giorno che ho iniziato a lavorare con la Juventus mi ha fatto sentire uno di famiglia, uno di loro, non avevo nessun problema. Quando c'era da farmi i complimenti e i consigli me li faceva, quando c'era da rimproverarmi mi rimproverava, però mi salutava sempre col classico pizzicotto sulla guancia, che poi questi pizzicotti sono passati ai miei figli. Un giorno la mia figlia, la più piccola, mi ha detto: ma papà, perché quel signore ci dà sempre il pizzicotto nelle guance? E gli ho detto: perché vi vuole bene, capito? No, perché lui aveva questa abitudine di salutare così, a dare i pizzicotti. Ma io infatti ricordo Boniperti che mi dava tanti baci sulla testa quando mi rifiutava le interviste televisive, per cui io e ne ho presi tanti qua di baci di Giampiero Boniperti, perché ho preso anche tanti no, quindi vabbè. Erano dei dolci no. Erano dei dolci no, sì.
Però quando decideva di parlare, decideva, rilasciava le interviste. Certo. Erano quella, un po' centellinate. Quella foto che avete passato prima con la bandiera dietro è quella la foto che apre la mostra, è una gigantografia che apre la mostra. Che bella. Sì. Che ricordo hai nel cuore di Gian Piero Boniperti? No, guardi, per me, a parte il fatto che quando ha smesso con la Juve io l'ho sempre... ci siamo sempre visti, sono sempre andato nel suo ufficio perché mi ordinava sempre delle foto per regalare ai tifosi, anche le cose private per lui, per la famiglia mi chiamava, cioè avevo un buonissimo rapporto anche con i figli e tutto, è rimasto un buonissimo rapporto, anche i figli mi hanno detto tu fai parte della nostra famiglia, capito? Cioè il presidente mi voleva bene assolutamente, tutte le volte che andavo lì e mi teneva 3-4 ore a parlare di Juventus. Certo. Poi il suo ufficio, non so se sei stata nel suo ufficio. No. Ci sei mai stata? No. No. Io lo pigliavo a campo di allenamento. Adesso, no, l'ufficio è rimasto come c'era quando c'era lui, anche la sua penna è rimasta lì, nessuno ha toccato niente. Io ultimamente appunto con i rapporti che ho con i figli per la mostra, entri in quella stanza, sente la sua presenza proprio, veramente da quella che sensazione bello. Lì. Perché non è cambiato niente, non è cambiato assolutamente nulla, è rimasto tutto uguale come l'ha lasciato lui, capito? Poi mi ricordo un episodio che quando ha fatto 85 anni gli ho regalato un collage fotografico con tutta la sua storia con la Juventus. Quando gliel'ho portato, che l'abbiamo scartato tutto, non capiva cosa fosse, no? Cos'è questa faccia? Guarda, presidente, guardi bene. Allora poi ha guardato bene e mi ha fatto la didascalia di tutte le foto, una per uno. Che bello. Siamo stati più di un'ora a guardarle. Perché Salvatore, io ti terrei tutta la puntata, poi verrai magari nella prossima edizione a trovarci. Se i nostri ospiti vogliono fare una domanda a Salvatore Giglio, che poi... Ma magari sì, una cosa rapidissima, così un'impressione, un link poi con la stretta attualità. Parto dalla foto di Tokyo famosissima e all'omaggio che Paolo Dybala ha fatto proprio quest'anno quando ha raggiunto lo stesso numero di gol di Michel Platini e poi superandolo anche nella classifica di tutti i tempi. Sì, ma io speravo che quell'omaggio lo facesse Del Piero. Vabbè. Tra l'altro anche amico tuo, un altro fuori grande classe, amico suo. Grande no amico ma io non gliel'ho mai chiesto perché se no non era una cosa naturale, doveva farlo naturale, però non gliel'ho mai chiesto. Però a Tokyo alla fine, dopo la partita che eravamo in albergo, siamo andati in camera sua e gli ho fatto la foto con la coppa con la stessa posizione di Platini. Capito? Cioè, non è la stessa cosa farla in campo, però io non gli ho mai chiesto di farla in campo perché se la faceva doveva essere una cosa naturale, certo. Una cosa sarebbe mancata la spontaneità finta. Del gesto. Assolutamente. Allora, Salvatore, noi ti aspettiamo qui quando vuoi perché è sempre un piacere poterti ascoltare. Anche per me, vi ringrazio. E poi tu sai che noi ti vogliamo bene, realmente. Grazie, grazie. Realmente. Saluto gli ospiti. Poi sei riuscito ad azzittire Gianfranco Pecile, non ha spiaccicato parola. No, beh, ma Salvatore si deve solo ascoltare. Però, sì. Però posso dire una cosa, a cena io e Salvatore eravamo seduti a fianco e ho scoperto di avere una cosa in comune. Cosa? Con Salvatore. Cosa? Il nostro, visto che stiamo parlando di Platini, Boniperti e Del Piero, io e lui consideriamo nel podio di tutti i tempi come Juventini doc proprio loro tre. Abbiamo questo in comune e l'ho trovato con nessun altro. Platini, Boniperti e Del Piero sono i nostri giocatori da mettere. Ma messi giocatori... così in ordine proprio? Chi da Salvatore? Salvatore non mi ricordo in che ordine. Salvatore non l'ho messo. Mette Boniperti. Qual è l'ordine? Il podio che mettiamo al primo posto che secondo io te non l'ho fatto. Salvatore però... te lo dico io, mette al primo posto Boniperti, al secondo Del Piero, al terzo Platini. No, sì, questo è vero, anche sì? Perché sono tre storie diverse. Sai, Boniperti è stata una vita alla Juventus ed è Piero 19 anni e Platini sono 5 anni, per la loro storia, ci sta. La loro storia che è così, hai capito? Okay. Noi ti abbracciamo Salvatore quando vuoi, grazie, siamo qui. Salvatore. Adesso finiamo questa lunga stagione, poi ovviamente ti aspettiamo a braccia aperte. Un abbraccio maestro Salvatore Giglio. Allora, ovviamente tanti auguri a Michel Platini. Buonasera Giancarlo, buonasera ai tuoi ospiti. Con Di Maria siamo di nuovo caduti in una telenovela. Siamo recidivi. Vorrei chiedere a Peck se Allegri fallisce anche la prossima stagione. Continuerà a difenderlo ancora? Per me Allegri non è un valore aggiunto, è solo un allenatore antiquato che fa giocare un calcio obsoleto e senza schemi, fatto passaggi indietro. Antonio.
A parte che i passaggi indietro non li vuole lui, si lamenta. In Italia succede molto, tante squadre giocano passaggi indietro, ma Allegri non li vuole. E poi io mi riservo solo del mercato, dico solo questo, aspettiamo il mercato. Se arrivano quattro grandi acquisti, allora la mia difesa sarà un po' più limitata. E qua sentiamo anche la voce di Massimiliano Allegri, giusto per farla ascoltare. Ci manca un po', esatto. Ci manca l'accento livornese. Qualche clip bisognerebbe mandarla. Ma io chiamo te quando voglio ascoltare. No, io non lo imito comunque, no, però... No, a parte gli scherzi, se ci arrivano quattro grandi acquisti, allora la mia difesa sarà limitata. Beh, certo. A oggi, ma non a oggi, con Pogba e con Di Maria non mi bastano, me ne vogliono almeno altri due grandi acquisti, se no io dirò sempre comunque che i giocatori sono questi... E non vedo, come dire, il raggiungere questa Inter. Mi interessa il Milan, sto parlando dell'Inter. Però per peggiorare la rosa dell'anno scorso, veramente bisogna fare salti mortali. Sì, ma l'Inter prende Lukaku. Già a parità di tutto. Sì, no, ma parliamo di noi. Parliamo di noi sui valori aggiunto che può dare alla nostra squadra questo mercato. Peggiorare rispetto alla rosa. Infatti adesso possiamo voltare pagina, può comprare Michel Platini, gli auguri li abbiamo fatti, li ha fatti anche la Juventus sul sito ufficiale, perché abbiamo altre notizie di mercato da commentare, come quella di Kostic, l'affare pare essere fatto, mancano i dettagli con l'accordo alla fin fine con l'Eintracht Francoforte, ma Kostic è un affare, rappresenta un affare per il club. Rispetto all'affare, 15 milioni è sponsorizzato da Vlahovic, è un giocatore che comunque abbiamo bisogno, perché è un giocatore che ha fatto parecchi assist, forse è un recordman soprattutto quest'anno di assist, e ne ha fatti 17 se non erro, quindi abbiamo bisogno di giocatori di questo tipo qua che facciano anche i cross per le teste dei nostri attaccanti, in questo caso Vlahovic. Poi appunto, ripeto, sembra molto in sintonia con Dusan, speriamo bene, cioè, fa comodo, ecco, un altro giocatore della Roma. Sai, Giancarlo, va a sostituire comunque Bernardeschi, eh? Sì, no, ma poi in un calciomercato in un calciomercato impazzito come quello che stiamo vedendo, con cifre che effettivamente sono fuori effettivamente dal mercato reale, no? Quando appunto vengono chiesti 50 milioni per un Berardi, capisci che c'è qualcosa che non torna. Kostic rientra in un parametro dove effettivamente non è un affare, ovvio, ritornando sul tema, sulla pagina che abbiamo appena chiuso, Gianni Agnelli di Platini disse: l'abbiamo comprato per un tozzo di pane, e lui sopra ci mise il foie gras. Kostic ovviamente sopra il tozzo di pane non ci potrà mettere molto, no? Nel senso che è un giocatore normale, comunque è un giocatore, non conosco la sua cultura culinaria, però è vero che comunque è stato il giocatore del campionato tedesco che ha fatto più assist dalla fascia, che ha fatto più cross, e che probabilmente nel progetto di Massimiliano Allegri può essere una delle armi per innescare Vlahovic, perché anche il discorso di Maria, comunque tutto è in funzione di un'unica cosa, io credo, in questo momento nel progetto Juve: capitalizzare questi 70 milioni che sono stati spesi a gennaio per Vlahovic, certo, che comunque è arrivato dalla Fiorentina con un bagaglio di reti e di prestazioni di un certo tipo, è arrivato alla Juve, sì, si è presentato benissimo, bruciando tutti i record, segnando nella maniera più rapida tutte le manifestazioni. Contro Sassuolo in Coppa Italia, che è andato a prendere la palla. Dobbiamo fare la pausa pubblicitaria. E quindi tutte le scelte che vengono fatte io credo che siano in funzione di questo. Allora facciamo un break e ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci insieme. Allora, dicevamo che il mercato a tenere banco, ma non solo, perché con Salvatore Giglio abbiamo parlato, belli ricordi di Salvatore, questo grande maestro, di questo grande fotografo, di Michel Platini e anche di Giampiero Boniperti, un progetto che ci ha illustrato appunto Salvatore. Quando verrà allestita questa mostra, ovviamente noi inviteremo Salvatore, andremo anche a visitarla e ve la racconteremo. Allora, parlavamo dell'accordo Juventus-Kostic, è davvero un affare? Certo, le cifre non sono quelle esorbitanti, sono comunque cifre importanti, anche se parliamo di
di un'operazione, stavo andando a cercare le cifre. Però Giancarla, 15? 15, però vedi, anche Zaccaria ha 8 milioni, e queste sono operazioni da fare, come quella di Costici a 15, perché comunque potrebbero essere degli investimenti oculati, che potrebbero poi anche rientrare nel momento in cui effettivamente loro dimostrano di valere molto di più rispetto a quello che hanno pagato. È qui che la Juve deve iniziare ad essere competitiva, andare a cercare i giocatori semi affermati a delle cifre comunque. Aggiornamento sui dati di Kostic, i bianconeri avrebbero già raggiunto un'intesa col giocatore sulla base di un triennale a 2,5 milioni netti a stagione per concludere l'operazione. Mancherebbe l'accordo con l'Eintracht Francoforte, che non è proprio un dettaglio. Vabbè, per il cartellino del giocatore la Juve è arrivata a offrire 12,5 milioni, ma club tedesco ne chiede 17. Quindi a 15 si incontreranno. Però a proposito di questo, del concetto che sta esprimendo Roberto, se ci pensiamo un attimo dei tempi di Pogba, o di Coman, che la Juve non riesce effettivamente Barzagli, Pogba, Coman, no, nella vendita, poi nella vendita, okay. nel riuscire a capitalizzare un giocatore, far arrivare un giocatore alla Juventus, farlo crescere e comunque fargli aumentare il valore, perché solo oggi lo potresti fare con De Ligt, ma che ha già pagato 70 milioni, che anche sul mercato di De Ligt ci sarà una bella finestra. Con Pjanic abbiamo fatto una bella plusvalenza, l'abbiamo venduto bene. Tu considera che però... Intanto vi dico che Tevez è il nuovo allenatore del Rosario Central. Dove andrà a giocare Di Maria, una volta finita la sua avventura europea di un anno, che non si sa ancora bene dove. Va bene, scusate, volevo lo vedremo darvi la notizia e darla soprattutto ai nostri telespettatori. No, quindi è da tempo che la Juventus non riesce a fare questo genere di operazione, ha trovato sì dei parametri zero che però fino ad oggi, se riuscirà a vendere Rabiot, per il resto si è ritrovato ostaggio in questi ultimi anni dei parametri zero, che sembravano delle grandi operazioni, che sembravano soprattutto Ramsey, che rientra anche lui, e che invece non lo sono stati, chissà perché Paratici non è più il direttore sportivo della Juventus. Da, infatti, ma uno dei pochissimi parametri zero è stato Pirlo, quello che veramente ha dato tanto alla Juve, poi altri io sinceramente ne ricordo Llorente. Sì, ma Pogba era... Anche in termini economici, tra l'altro. Sì, ma non era già fermato, capisci? Quindi è stata proprio una vera scommessa quella. È quello che io dico che... Beh, scommessa zero, cioè ha preso... Sì, no. Comunque vi do anche un'altra notizia. Secondo quanto si legge, Andrea Pirlo avrebbe chiesto ai dirigenti del... Prova a pronunciarlo. Della squadra turca. Gara Gumruk di prendere Aaron Ramsey dalla Juventus. Il gallese è molto apprezzato dal tecnico bresciano, che vorrebbe allenarlo. Vedi anche quanti juventini abbiamo, Turchia. Allenatori. Conte si è preso Bentancur e Kulusevski, adesso lui vuole prendersi Ramsey. Vedi, ce li stanno prendendo tutti. Questi sono allenatori juventini. Vedi che Piero non farà l'allenatore per tanto tempo. Perché? Perché veramente inizia a pensare che possa essere il caldo, che cosa, se sei autolesionista, dopo un anno che sei stato fermo, dopo l'avventura bianconera che è finita come tutti sappiamo, trovi finalmente una panchina e ti vai a prendere come Ramsey? È juventino. Probabilmente tutto il mondo bianconero non capirà nulla. Allora, Maurizio ci scrive, buonasera, chiedo se... Il Can è juventino vero, se mette passione oltre i soldi, se possiamo fidarci per tornare a sterminare gli avversari, e ci scrive Maurizio. Direi proprio di sì. Ma il Can quale? Sì. Beh, John. Tutte e due. John, ma direi più. Beh, penso John. Visto che parlava poi di pagare. Metti i soldi, quindi. Penso all'Exor. Lapo penso... è proprio un vero tifoso juventino, Lapo. John è il Can. Proprio John, guarda sì, che... Sì. No, credo proprio di sì che lo sia, e la passione vera magari non la misuri per come ti presenti magari o per in come pubblico, salti o per come twitti, ma certo. Come poi tra virgolette appunto metti mano al portafoglio, e queste due operazioni che la Juventus ha fatto dal punto di vista economico, questi 700 milioni che sono stati riversati nelle casse bianconere per ripianare purtroppo i disastri del Covid e anche i risultati sportivi che non sono arrivati, quindi anche minori ingaggi dai diritti TV, tutto il resto la dicono lunga sulla passione che compreso l'acquisto di Vlahovic a gennaio, ma direttamente da loro, da lui, cioè nel ma senso sai quella che... secondo me è stata un'operazione
paradossale da dire, ma dovevi investire per garantirti comunque il quarto posto, perché se non facevi quell'operazione lì, la Juventus non sarebbe stata in Champions, sarebbe stato un grossissimo problema. Però quello per tipo di operazione l'ha fatta loro. E poi credo comunque, lo vedremo anche nella prossima stagione, perché la prossima stagione sarà quella del centenario di proprietà della famiglia Agnelli della Juventus. Ecco, Salvatore Giulio stava anche lavorando a un progetto sui 100 anni della Juve, un libro. Ecco. Che... si è dimenticato di dirlo, però ve lo comunico, ve lo racconto io. Avremo tutta la prossima stagione appunto. Per ricordarlo, perché sarà il leitmotiv del prossimo anno, che poi prossimo anno vuol dire 4 luglio, cioè vuol dire dopodomani. No, ma infatti è quello che io mi aspetto da un mercato degno per festeggiare poi i 100 anni della Juventus, quindi questa è una cosa che io per fortuna, cioè nel senso che mi porto dietro e dico, beh, meno male che c'è questa cosa, perché mi potrà garantire quasi sicuramente un mercato ben fatto, cioè con un pochettino di logica, ecco, almeno quello. Con questi dirigenti qua. Lo so, hai ragione, perché effettivamente tu ce l'hai con Cherubini, che non può fare alcune operazioni, lo sai, vero? Per esempio quella di Di Maria, Cherubini non può farla, perché non ha... Anche lì. Non può farla. Non si è mai visto che un direttore sportivo... Però io so che c'è un tuo amico che comunque potrà farla, fa direttore, è diventato direttore generale, Calvo. Sì, però è un ruolo diverso, perché comunque in questo caso se arriva bene... ha delle disponibilità economiche, quindi ci vuole il suo placet per poter garantire certe operazioni, ma arriva bene stesso, l'ha detto lui, è amministratore delegato. Sì, ma io voglio dire un'altra cosa, che lui non è un intenditore vero di calcio, no? Allora, quando è che lui dà il benestare? Va a sensazione? Si consulta con qualcuno che ne capisce di calcio? E qui la separazione delle cariche, un po', no, come è stato nell'ultimo referendum, insomma, nel senso che abbiamo da una parte uno che ne sa di finanza e l'altro che in teoria dovrebbe saperne di calcio, e mettono insieme queste conoscenze, proprio per evitare, come è successo in passato, che queste due caratteristiche, queste due capacità confluissero in una sola persona, e molto spesso magari una delle due, cioè quello meno parsimonioso, la parte meno parsimoniosa dal punto di vista economico, e più invece, tra virgolette, magari eccitato dalla possibilità di prendere un campione, hanno portato poi a scelte... Vicepresidente, era Bettega, mentre noi stiamo parlando di Moggi e Giraudo. Ma Bettega, secondo me, l'incrocio fra Moggi e Giraudo. Ma Bettega nel mercato aveva anche la sua Moggi conosceva, Moggi, e Giraudo sapeva, sono due cose diverse. L'incrocio fra i due, secondo me, era perfetto. Poi lasciamo perdere, hanno fatto errori anche loro, ci mancherebbe, ma gli dico, come costruzione, se vogliamo anche Marotta e Paratici, alla Sampdoria e poi alla Juve, Anche se ne hanno fatti anche loro, tutti e due i posti vacanti, perché Marotta ha preso le cantonate, sì, però arriva bene. Io non mi aspetto che arriva bene decida sui giocatori, ma non c'entra niente sul calcio, lui sui numeri. Perfetto, a parte che però parla e non dovrebbe. Ma punto... che parli almeno lui, però quello che dovrebbe capire è che Cherubini, ma voi avete sentito Cherubini? Sapete se Cherubini capisce? Cioè, capirà sicuramente, senso... Una posizione così apicale nella Juventus a caso. Maurizio, no? Cherubini è la riserva della riserva, eh? No, allora, che Cherubini... Cioè, perché era dietro a Paratici, allora, adesso Cherubini, un poco alla strega di Pirlo prima in quanto allenatore, sia comunque una scommessa nel ruolo, perché è arrivato da una Serie C, mi sembra, ha messo 10 anni alla Juventus a fare il settore giovanile, poi promosso in prima squadra. Certo. No, ha fatto un po' la trafila. Vedremo, quest'anno sarà... A fine agosto vedremo cosa avrà fatto. Il messaggio di Maurizio però non è sbagliato, secondo me, è una domanda giusta. Sapere se John Elkann ha la passione vuol dire non mettere i soldi, secondo me, è una mia interpretazione, ma vuol dire scegliere le persone giuste, anche solo scegliere le persone giuste. Da mettere lì, Perché vuol anche dire quello. Certo. Noi abbiamo anche altri esempi di altre società, adesso non è che voglio tornare o parlare del Monza, ma il Monza ha una proprietà, un presidente, che sono diversi, un amministratore delegato e un direttore sportivo. Cioè è più strutturato il Monza, ma in maniera dettagliata. Cioè proprietà è uno, presidente è un altro, amministratore delegato è un altro. E noi, se John Elkann è la nostra proprietà, chiamiamo la proprietà John Elkann, Exor, eccetera, e il presidente Agnelli, fin lì va tutto bene. Però poi c'è il vuoto, c'è un salto. Però tu lo sai che il più grosso errore è stato quando è stato fatto fuori Marotta, perché lì si è scommesso sui giovani,
Poi per poi dopo un anno o due tornare indietro e si sono trovati spiazzati, si sono trovati praticamente in mezzo a una strada a quel punto lì, perché non avevano più la possibilità di prendere... Anche Marotta si è trovato spiazzato. No, Marotta mica tanto, perché già la... Sì, no, messo era spiazzato, io ricordo quando rilasciò ma l'intervista era nel ben pre-gara. Coperto già comunque, aveva già... Però quelli veri lì secondo me hanno la conoscenza, hanno già i contatti giusti. È quello che noi abbiamo bisogno di uno che abbia... È paradossale, però il problema, quei 9 anni di vittorie... in un certo senso hanno fatto perdere un pochino la bussola, comunque la retta via. Si è pensato, forse qualcuno ha creduto che qualsiasi cosa decidesse sarebbe stata comunque la scelta migliore, proprio perché avevo questi 9 anni di successi che invece non erano garanzia di... Dobbiamo fare una pausa, poi avremo un altro prestigiosissimo collegamento tra poco. Rieccoci insieme, siamo in diretta, abbiamo annunciato un altro collegamento prestigioso, infatti diamo il benvenuto ad Antonio Barillà, possiamo leggere e gustare i suoi pezzi sulla stampa. Benvenuto Antonio, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, ciao Giancarla, buonasera a tutti. Ecco, già parte con la voce molto seria, molto professionale, molto così possiamo introdurre subito il mercato bianconero. Antonio, che cosa ci possiamo aspettare? Abbiamo parlato ovviamente di Maria, che si attende molto... questa fumata bianca, se sarà bianca ovviamente. Bianco-nera. È una fumata bianco-nera anche nel senso di varie sfumature che non ci permettono ancora di capire come la Juventus debba essere collocata nelle gerarchie di questa sessione di mercato. È chiaro che siamo soltanto all'inizio, ufficialmente non è neanche iniziata, però è sicuramente una fase ristagnante. Paul Pogba è un giocatore della Juventus, manca l'annuncio, ma la continassa, quando si parla del nuovo centrocampo, ha una posizione prioritaria, così come ce l'ha nell'immagine della società, mentre tutto il resto è in attesa. Di Maria dovrà sciogliere necessariamente queste riserve a giorni. C'è ottimismo perché la Juventus ha fatto un passo in avanti, però ancora non è arrivato questo sì così atteso, e quindi anche lì è tutto in alto mare, anche perché Di Maria non sarà semplicemente un rinforzo, sarà il primo innesto qualitativo in un reparto del tutto spogliato, che in questo momento ha come unica vera autentica certezza Dusan Vlahovic, perché... E poi abbiamo Chiesa, che è sicuramente un fenomeno, ma chiunque sappia che tipo di infortunio ha avuto non può immaginarlo già pronto e pimpante a inizio stagione. Quadrado, che può fare l'esterno offensivo, ma non è il suo ruolo, è un esterno di centrocampo, un'ala adattata. E poi c'è Ken con un punto interrogativo, quindi sicuramente l'attacco deve essere ricollocato e ricomposto. Ecco, ma secondo te chi arriva e chi parte? Abbiamo letto anche di questo possibile divorzio con Adriano. Guarda, io credo che Di Maria, a fronte del nuovo sforzo fatto dalla Juve per andargli incontro, sia come tempistica, perché lui vuole giocare ancora un anno in Europa e poi tornare al Rosario Centrale, sia come bonus per avvicinarsi alla richiesta, alla fine dovrebbe sciogliere in positivo le riserve. Credo che a quel punto il resto dipenderà dal riscatto eventuale di Morata. La Juve non ha abbandonato la pista che conduce allo Spagnolo, spera con lo scorrere del tempo di riuscire ad ottenere il famoso sconto dell'Atletico Madrid. È chiaro che se Morata rimane con Vlahovic, con Chiesa, con Di Maria, con i giovani che saranno innestati, in particolare sulle farà parte della rosa titolare, si può già parlare di un attacco completo. Se dovesse invece sfumare Di Maria, è un problema anche perché il parametro zero non serve solo per incamerare un calciatore importante ed in grado di insegnare esperienza a tanti giovani, ma anche per completare la squadra senza sforzi e poi lavorare negli altri ruoli con l'autofinanziamento. Si cede e si acquista. E io credo, per come sta andando avanti il sondaggio per Kostic, che non sia più un'alternativa, ma che venga valutata la possibilità di acquisirlo comunque, perché
si è andato avanti in parallelo anche nei momenti di maggiore fiducia e ottimismo verso Di Maria. Posso, anche prego, solo... prego. Ciao Antonio, sono Roberto, buon figlio. E... ciao Roberto, ciao. Ciao caro, senti, anche per una questione, questi parametri zero con questi nomi qua, ecco, come Pogba e Di Maria, secondo me è anche un attimino per far di nuovo ritornare un po' più di appeal alla Juventus, quindi è vero, hai ragione anche tu per dare esperienza anche ai giovani, però anche per dare, secondo me, una ritornare ad avere un'immagine importante dalla parte della Juventus dopo l'addio di Ronaldo, che secondo, può essere una giustificazione anche questa, no? Ma guarda, io credo che sicuramente un giocatore come Di Maria di questo spessore ha un peso particolare. Però attenzione, perché se noi parliamo di peso e di immagine, per me Di Maria è un giocatore che può ancora dare tantissimo, ma parliamo comunque di un giocatore al tramonto dal punto di vista anagrafico. Io credo che sia più importante la collocazione di una figura che risponde a due esigenze. E intanto, come dicevamo, il parametro zero, ma non nel senso negativo, parliamo di rapporto qualità-prezzo, certo, che a questo punto è straordinario per quello che ti può dare, e lo abbiamo visto anche nell'amichevole Argentina-Italia. E poi per questa esperienza che non è solo astratta, la Juve si accosta a ripetersi con una squadra, non dico giovane anagraficamente, ma molto giovane dal punto di vista dell'esperienza internazionale, delle partite di Champions. Avere un giocatore così sicuramente diventa una guida preziosa oltre il campo, come sono stati nel tempo Evra, Dani Alves, giocatori che non hanno soltanto dato un contributo tecnico, ma hanno trapiantato un certo tipo di mentalità. E anche per questo, secondo me, su Di Maria si insiste molto, perché le alternative a Di Maria, tutte quelle che sono uscite, sono dei ragazzi eccezionali, ma a parte che molto costosi, senza una particolare esperienza a livello di Champions, laddove lo stesso Vlahovic, che è un giocatore dal quale ci si aspetta il massimo perché ha delle qualità straordinarie, io credo che nel ruolo sia tra i più forti della sua generazione, però deve farsi la sua esperienza, un paio di partite nelle coppe che contano. Ecco, Antonio, noi abbiamo una grafica mercato, adesso ti leggo qualche nome che abbiamo inserito, vabbè, Pogba, sì, perché ormai l'abbiamo dato tutti per cosa fatta, Di Maria, Kostic, di cui abbiamo parlato, poi abbiamo Arnautovic, Berardi, Asensio, Giovanni Simeone, Renato Sanchez e Nandez, che sono i nomi caldi anche di queste ore, che sono stati inseriti in tutte le liste mercato, Molina, Udogi, allora, Zaniolo, Koulibaly, Palmieri. C'è qualcosa che secondo allora, te... sono allora, premesso che ognuno può giustamente alle sue fonti vanno rispettate, però in questi nomi ce ne sono alcuni che io per esempio non ritengo che possano far parte delle Juventus per la quali? Prossima io stagione. Io l'ho assemblati, per, per esempio io mi piglio la responsabilità di dire che Koulibaly non vestirà la maglia bianconera. Chi? Koulibaly. Koulibaly, ok. Quindi per è vero me, che ha detto alla Juventus no? Ma no, io credo che la Juventus per tutta una serie di ragioni, a parte che sta rilanciando De Laurentiis, sì, ma non è quello, io credo che siano tipi di giocatori che la Juventus in questo momento non può permettersi, perché un giocatore come Koulibaly, a fronte della rigidità facilmente immaginabile di De Laurentiis, ti comporta un tipo di sborso che puoi effettuare solo se operi delle eccezioni, perché la Juventus, oltre a quello che dovrà spendere sul mercato, deve cautelarsi anche in altre proiezioni, perché per esempio Chiesa, cioè il tifoso dice pigliamo due giocatori, no, Chiesa va pagato quest'anno, l'anno prossimo va pagato Locatelli, quindi se non si sboccano cessioni che autofinanzino, la Juventus deve stare molto cauta, e Koulibaly in questo momento è un giocatore troppo costoso per affrontarlo, si può sondare, si può valutare, ma non può essere una pista tracciata come altre. Quanto ad altri nomi, i sondaggi sono tutti reali, però bisogna comprendere anche gli incastri. Mi faccio capire con un esempio. Arnautovic diventa un giocatore sicuramente trattabile, come lo diventa Simeone, qualora urga avere un Bice Vlahovic classico, al quale tra l'altro io aggiungerei Zeko se va via dall'Inter, parametro sì, zero esperto. Però se rimane Morata perché viene riscattato o non si provvede a un'eventuale cessione di Ken, sicuramente non si investe con semplicità e facilità su un Vice e Vlahovic, perché le priorità sono altre.
è innegabile che le priorità delle Juventus siano altre. Ecco, abbiamo Gianfranco Pecine, il direttore Maurizio Vermiglio, che hanno un piacere di farti delle domande, Roberto Bonfiglio, tutti che vogliono parlarti, Antonio. Prego, prego. Vai, vai. Prego. Allora, no, la mia domanda poi era anche un po' una considerazione, che questa stasera in questa trasmissione stiamo un po' anche sfogliando l'album dei ricordi con anche il precedente ospite. Sì, glielo spiegavo ad Antonio perché è in chiusura di giornale, quindi prima ci siamo collegati con Salvatore Giglio e abbiamo parlato del compleanno di Michel Platini e, sì, certo. E abbiamo ricordato anche Giampiero Boniperti e Salvatore ci ha spiegato l'importante progetto appunto di una grande mostra dedicata a questo grande personaggio. E nel ripensare al passato, così abbiamo ricordato anche diverse frasi celebri, insomma, che hanno fatto così storia anche nella Juventus. Quindi, sentendoti parlare, parlando di Di Maria, non facciamo la fine di coloro che aspettavano Godot? Nel senso, arriverà veramente? Guarda, io non ho chiaramente una risposta, io però faccio una riflessione che è basata su dei fatti, no? Di Maria ha espresso delle esigenze da Juventus che erano legate alla durata del contratto per via di questo suo desiderio di completare la carriera con un anno d'Europa e il Mondiale e poi tornare al Rosario Central dove tutto è cominciato, e di esigere un tipo di contratto che la Juve poteva garantire sul biennale per il decreto crescita, ma non poteva garantire per l'immediato. Lo sforzo fatto dalla Juventus relativo a dei bonus che lo avvicinano alla richiesta e la disponibilità a fare un anno con opzione, secondo me tende a far crollare le riserve in senso positivo, anche perché, altra riflessione che aggiungo, ma ti ripeto, siamo sul piano delle riflessioni, cioè, altrimenti avrebbe già risposto, anche perché io penso che, visto che Chiesa avrà bisogno del suo tempo per tornare ad essere perfetto anche nella forma, nella carica agonistica, in tutto quello smalto che c'è bisogno di raggiungere anche quando guarisce clinicamente, lui giocherà sicuramente titolare e lui vuole questo perché vuole aspirare a entrare nelle convocazioni di un mondiale che sarebbe il quarto della carriera in una nazionale che davanti ha un sacco di concorrenza. E perché allora aspetta così tanto a decidere? Io credo che ha aspettato così tanto perché la nuova offerta della Juventus si è sbloccata solo dei giorni scorsi, perché la Juventus ha a lungo cercato di convincerlo sul biennale perché avrebbe potuto rispettare le sue esigenze economiche proprio alla luce del decreto, e poi ha dovuto studiare dei bonus che possano permettere di rispettare il nuovo livello di tetti di ingaggio e contemporaneamente andare incontro al giocatore. Questo lo puoi fare solo con i bonus, perché chiaramente se tu ti imponi anche con dei sacrifici netti di abbassare il monte ingaggi e cominci a fare delle eccezioni qui e lì, rischi seriamente poi di non riuscire a mantenere quella parola che ti sei data, e che non è un, come dire, un semplice input, cerchiamo di abbassare i costi, no, è una necessità alla luce di un bilancio che ha bisogno di una maggiore attenzione, che poi, detto semplice, la Juve non vuole prendere giocatori di livello basso e di conseguenza di prezzo basso, vuole uno zoccolo duro ben pagato come impone il mercato, ma poi magari avere intorno quei 3-4 giovani o giocatori minori che per rapporto qualità-prezzo o per età o perché cominciano possono avere un salario non eccessivo, e quindi il monte complessivo ne può risentire positivamente. Chiudiamo con Gianfranco Pecile e poi ti lasciamo perché sei impegnatissimo. Vai tranquilla, Gianchi. Allora Antonio, ciao, ti faccio una domanda in quale esperto di mercato tu sei, secondo me, ma lui di mi darai soddisfazione. Se ti faccio questi nomi, Ken, Arthur, Rabiot, Pellegrini e Alessandro, tu vedi speranze di venderli e di monetizzare? Perché secondo me, se allora, non vediamo questi, abbiamo un mercato abbastanza bloccato, questa è una mia convinzione. Allora, sono tutti nomi teoricamente sul mercato in una squadra che, ti ripeto, dovendo ricorrere all'autofinanziamento deve necessariamente vendere. Il problema è che alcuni giocatori hanno un ingaggio troppo elevato rispetto a quelle che sono le possibili offerte. Fortunatamente sono arrivate nelle ultime ore delle importanti offerte per Rabiot, che era uno dei principali prigionieri, perché Rabiot è un giocatore che ha un suo mercato, ma essendo stato preso a parametro zero ha un ingaggio molto molto alto. Arthur ha un ingaggio altrettanto importante, viene anche da anni non brillanti, infatti si sta provando
ad inserirlo più facilmente negli scambi. Ken è in una situazione completamente diversa, perché Ken bisogna anche capire se c'è la possibilità di rinunciare al riscatto che la Juventus ha comunque programmato. Quindi lì si tratta di fare un'operazione ancora diversa, trovare un acquirente e poi provvedere al riscatto e alla sostituzione. Sono tutti nomi sul mercato, ma non semplicissimi da collocare. Ecco, proprio un flash, perché altrimenti dalla regia ci sfumano. Vermiglio, l'ultima, per Barilla. Riusciamo a tranquillizzare i tifosi su De Ligt? Non verrà... Guarda, io credo che tranquillizzare, no, perché anche le sue parole... I petrodollari, esistono. Però dobbiamo dire una cosa, lui rientra nei piani delle Juve, io credo che la soluzione migliore in questo momento sia un rinnovo che permetta a lui di andare avanti con serenità, alla Juve di non rischiare di trovarsi fra un anno con un fenomeno così vicino allo svincolo, e magari abbassare la clausola per lasciare anche le legittime aspettative del ragazzo se un domani vorrà valutare delle istanze. Ma in questo momento De Ligt è un punto fermo delle Juve che verrà. Antonio, cosa leggeremo domani sulle pagine sportive della stampa? Ma domani, guarda, andiamo fortissimo sul nuoto, che ci sta dando veramente tante soddisfazioni a livello azzurro, e per quanto riguarda il calcio daremo degli aggiornamenti importanti di mercato, con focus naturalmente su Juventus e Torino, che restano, seppur nel nostro respiro nazionale, le squadre di riferimento. Benissimo, grazie di cuore, un abbraccio e buon lavoro ad Antonio Barilla. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Antonio, ti leggeremo domani sulla stampa. Grazie, noi facciamo una pausa pubblicitaria e rientriamo subito dopo. Rieccoci insieme. Allora, riprendiamo la notizia che di mercato che già vi avevamo dato. Allora, io sono sulla pagina di Tutto Sport. Secondo AS, quotidiano spagnolo, Cristiano Ronaldo sarebbe deluso dalla passività del club di Old Trafford su fronte acquisti. Allora, futuro di Cristiano Ronaldo, leggo, potrebbe essere lontano dallo United. Infatti, nonostante l'arrivo di Ten Hag sulla panchina del club, il fuoriclasse portoghese sarebbe preoccupato, come abbiamo detto, per la passività della squadra sul mercato. E se non dovesse esserci un cambio di rotta, potrebbe anche pensare di cambiare aria. Infatti, dopo aver concluso la stagione senza qualificarsi in Champions League con 35 punti di distacco da Manchester City, campione d'Inghilterra, Ronaldo vorrebbe tornare a competere per raggiungere nuovi trofei al suo palmarès personale. E da qui qualcuno ha tirato di nuovo fuori la Juventus, ha accostato il nome di CR7 alla Juve, da queste notizie. No, secondo me l'accostamento con la Juve è stato nel momento in cui ha saputo che Rabiot potrebbe arrivare allo United. Ronaldo, letta quell'ansia, ha detto: me ne vado via io, perché già ce l'avevo a Juventus, sì, me lo devo ritrovare qua. Ah, non lo so dove posso andare. Io ormai per me non può andare da nessuna parte. Negli Emirati Arabi, ma figurati. No, lì, ma Ronaldo che va negli Emirati Arabi? Prima del Mondiale. Più? All'Oriente, e non compete più denaro, a livello ma è Emirati Arabi. Io parlo di una squadra, io ho già analizzato tutte le squadre. Stiamo parlando di top club a livello Europa. Non può andare. Real Madrid direi proprio di no. Barcellona ovviamente no. Bayern Monaco non è la squadra che lo prende. Paris Saint Germain non mi sembra che insieme a tutti quegli altri possa inserirsi. Ma anche Neymar lui viene da noi, quindi. Neymar noi? Viene da noi. A noi, al posto di Neymar, perché viene da noi. In Italia assolutamente no, impossibile con nessuno. Magari noi potremmo essere gli unici, ma non credo. In Inghilterra rimane Inghilterra, non credo vada in un altro campionato. Sono gli unici che se lo possono permettere. Ma in Inghilterra, attenzione, è molto legato al Manchester United, non va sicuramente al City, non posso pensarlo. No. Al Chelsea? Semplicemente al Chelsea? O al Newcastle, che adesso sono questi pieni di soldi? O chi? Dove? Liverpool? Va da Conte. Non credo proprio, né per Conte né per lui. Quindi non vedo una destinazione per Ronaldo, poi magari ci sorprende e chissà dove va. Poi però voglio dire una cosa su De Ligt, così scatterò anche Roberto, che lui invece propende per una cosa che io non condivido. Perché Antonio Barilla prima ci ha detto una cosa molto interessante: rinnovo del contratto più o meno a pari cifra, allungamento di un anno e abbassamento della clausola rescissoria, che è un grave danno per noi, eh? È un gravissimo danno, perché oggi la clausola è 120,
Se la abbassano, la abbassano 80-90. Il che vuol dire che l'anno dopo, qualunque squadra ce lo può venire a prendere. Eh beh, tanto vale togliere la clausola, come ti dicevo. Così no, devi trattare. Lui mica dice, mica accetta. No, beh, ma io non dico lui personale, io direi proprio nel mondo del calcio la clausola. Ma tra l'altro ho letto un particolare del contratto di De Ligt, che se non toccano il contratto ed rimane così com'è... Abbiamo fatto anche un bel titolo su De Ligt, perché sapevamo che tu l'avresti citato, per cui... Perché secondo me non se ne parla, ma sarà uno dei nodi di questo mercato. No, ne parliamo, abbiamo già preparato il titolo. Esiste. Guarda qua, nuovo incontro per il rinnovo. Perché il problema di fondo è che il prossimo anno la clausola passa da 120 milioni attuali a 145, ed è questo il problema che sta facendo riflettere De Ligt, nel senso che a quei prezzi lì, per quanto tu possa essere effettivamente un fenomeno, sei comunque un difensore e neanche un top club inglese farebbe un investimento di questa natura. Quindi se non va via quest'anno a 120, figuriamoci il prossimo anno a 145. Per questo iniziano lui e il suo entourage. Un momento, scusami, domandona. Se arrivasse una bella società tipo il Barcellona e a noi offrisse 85 milioni, secondo voi adesso il signor arriva bene o il signor Cherubini, cosa dicono? Cosa rispondono? Beh, io... 85, quindi ben lontano dalla clausola. Via subito, via subito. Considera che è stato pagato 75. Arriva bene alla calcolatrice in mano, per quindi cui la clausola è come se non ci fosse 120. È lì che ti dicevo, quello che dicevo, la clausola è inutile metterla, perché a quel punto arriva bene. Però la clausola non è neanche vincolante, nel senso che comunque ci può essere una trattativa tra la Juventus e un club che chiede di De Ligt non ad un prezzo anche inferiore alla clausola, cioè non è vincolante, nel senso che poi se la Juve accetta non 120 milioni ma 100 milioni lo può comunque vendere. No, per quel motivo lì, perché le famose clausole di Higuaín e di Pjanic erano inferiori al valore del giocatore, infatti. Perché Higuaín valeva ben più di 90 milioni e allora 90 milioni è un affare prenderlo pagando la clausola. Anche se era una cifra record, che l'Italia, anche se era una cifra record per il campionato di Serie A, tant'è che non si era mai spesa una cifra così. Ma perché arriva così bene 80 milioni, anche subito lo darebbe via, perché effettivamente in questi tre anni, cioè, non è proprio, capisci, non è che ha fatto proprio bene, dai, per quello che è stato pagato, diciamo. Poi è ovvio che io punterei su di lui per altri 4-5 anni, con a fianco un altro centrale, però. Voglio poi vedere invece Gatti, giovane quanto lui. Ma con 80 milioni vai a prendere Koulibaly. Ho capito, però hai comprato con 80 milioni vai a comprare Koulibaly, che è un ragazzo di 30-31 anni. Hai comprato un ragazzo di 20 anni comunque, ma devi dare l'alibi a un ragazzo di 20 anni che non può arrivare ed essere fatto e finito. Ci sta, comunque sono degli esseri umani. Ma certo, però io giustifico il fatto che arriva bene, posso pensare di darlo via, fare i conti in tasca, perché comunque alla fin fine... Secondo me 80-85 sono pochi, partendo dal presupposto che è stato pagato 70. Poi dobbiamo anche parlare di Demiral, riscattato dall'Atalanta. Chi fa l'affare? Abbiamo anche un titolo. 20 milioni netti, più due di prestito che ha pagato per il prestito. E un 10% la ricompra, la rivendita che faranno. Però per me ci può stare. Chi fa l'affare? L'Atalanta, se dimostra di poterlo rivendere al Romero, è un bel affare per l'Atalanta. Perché su Romero invece non c'era la percentuale per la Juventus. Lì la Juventus fece un gravissimo errore dal punto di vista proprio commerciale. Tanto. Secondo me, infatti, Demiral forse anche un pochino la Juve lo fa l'affare. Però, abbiamo un saccoccio a 20 e rotti milioni, magari. Ma perché non potevamo tenerlo Demiral? Adesso è andato via Chiellini, è l'unico marcatore. Demiral è molto, marca molto uomo. E infatti, ho detto appunto, per andare via Chiellini, uno come lui ci serve. Sai quante volte fino a tre anni fa discutevamo su questa cosa? Però se sono andati. Secondo me, De Ligt e Demiral saranno il futuro dei centrali bianconeri. Però. Poteva essere. Tra l'altro, auguri a Manuele Locatelli che si è sposato. Io parlo di tre anni fa. Gliel'hai fatto il regalo? Guarda, formaggino. Si è dimenticato di invitarmi. Altrimenti... Sì. Però il centrocampista e la sua testa si sono giurati amore eterno. Quindi puoi andare in Qatar con la moglie, giusto? Lui sì, bravissimo. Ma a fare cosa? A vederlo il mondiale? Non a giocarlo. Guarda la nostra regia che prontamente ci fa vedere le nozze fantastiche di Manuel Locatelli. Bello il vestito. Spero di vedere, la sposa, scusate. Spero di vedere Locatelli prossimamente con una coppa in mano, una coppa al cielo sui suoi social. C'è il trofeo Birra Moretti. Il trofeo più bello, ed è anche sbagliata la parola trofeo, insomma il matrimonio, questo momento unico nella sua vita, per cui davvero io sono sempre un po' romantica. Ma come per quello di tutti quanti noi, per tutti quanti gli italiani, però visto che è arrivato alla Juventus per 40 milioni di euro a fare la differenza. Dopo tre mesi,
Comunque diciamo, pure Emanuele Locatelli, ecco, che si è sposato, ecco. trattativa lunga come chi quelle che chi ha condotto la trattativa? Arriva bene? No, non c'era ancora Paratici. Tutta Paratici? Sì, arriva bene, arrivò all'ultimo proprio. Ma infatti chi è? Sarà la moglie. È sempre lei. Non guardavo quegli occhi. Bellissima, di Roby, è sposata. La signora Tessa viene dalla Costa Rica di professione, si occupa di e-commerce da 5 anni e è la fidanzata, adesso la moglie, del centrocampista della Juventus. Adesso è una coppia proprio a tutti gli effetti. Allora, tra gli invitati all'evento c'erano Chiellini, Bonucci. Silenzio. Peluso, Pessina, presente anche Patrick Cutrone, che sì, per Locatelli è praticamente un fratello acquisito. E bello, dai, mi piace. Pessina. Mi piacciono le storie romantiche. Perché Pessina? È nazionale. Sono amici. Milan, Brescia. Comunque il popolo bianconero applaude anche noi. Ah, ma forse Pessina arrivava da Sassuolo. Ma se ne non doveva invitarlo, dobbiamo scrivergli. C'era Allegri o no? Ah no, ma Allegri non va al matrimonio, non va a nessun matrimonio. Non va ai suoi matrimoni, figurati se va a quelli degli altri. Ma deve fare battuta, non si presenta ai suoi. Appunto, non va ai suoi. Mamma mia, che brutta battuta. E ci sono anche delle dichiarazioni. Ma l'ha detta lui. Ah sì? L'ha detta lui, sì. Quando l'hanno invitato, non mi ricordo più, qualcuno che si sposava l'avrebbe voluto invitare e lui ha risposto, no, non posso venire, non vengo a mio. Fa stalker, lo segue. No. Allora, invece ci sono alcune dichiarazioni, ne abbiamo parlato prima del rinnovo, certo, okay. Sì, di calcio, di De Sciglio, che ha sfiorato addirittura la depressione. Adesso ve le racconto, perché il giocatore si è raccontato in una lettera intervista a Cronache di Spogliatoio e parla proprio di Allegri, ecco qua. E ha scritto: gli stranieri arrivati da poco faticano a capirlo, magari stanno già combattendo con l'italiano, figuriamoci con il livornese, così capita che ci chiedano ma cosa ha detto, e De Sciglio fa da interprete. Poi, qual è stato il problema di quest'anno allora? Dai, è bella, è una cosa simpatica. Uno diceva gioca a destra, andava a sinistra, e vedi, lui aiutava. Poi ha detto dell'allenatore: abbiamo un legame forte, ma non sono il suo figlioccio, lo criticano per il gioco perché tutti pensano a Guardiola, però il gioco dipende da tanti fattori, in Italia si guarda il gioco ma conta il risultato, da me pretende tanto, mi pungola spesso e mi chiama mangia e dormi, come a dire che non faccio altro che mangiare, dormire e allenarmi. Poi ha parlato del suo passato e delle sue cicatrici, quelle che lui ha chiamato cicatrici. Al Milan tutto andava bene, quindi è iniziata una serie di infortuni e non rendevo più. Poi qualcuno ha messo in giro la voce che non rinnovavo perché avevo già firmato per la Juve, c'è stato un accanimento che mi ha ferito e che non mi spiegavo. Sono passato dal paradiso all'inferno, non uscivo, mi sentivo in colpa anche ad andare a cena con la mia ragazza e a inizio settimana ho sfiorato la depressione. Grazie a Mental Coach Stefano Tirelli ne sono uscito e ora sono orgoglioso delle cicatrici, o almeno del percorso che abbiamo fatto insieme. Belle parole, bravo De Sciglio. Io merito De Sciglio, che è l'unico. Lui lo racconto già all'Europeo. Questa storia delle. Questa metafora delle cicatrici l'aveva raccontata già l'Europeo, dove tra l'altro fece bene con Conte, l'Europeo in nazionale. Chissà come mai con Conte. No, ma era tutta fascia lì, però. Che però appunto aveva meno responsabilità di disse che non aveva una cicatrice da, mi sembra forse addirittura sul volto, che si procurò giocando e che fino ad oggi non ha voluto, insomma, operare dal punto di vista estetico, proprio perché gli ricorda quel periodo di sofferenza che ha superato e ogni volta che si guarda appunto gli dà forza. E lo racconto, me lo ricordo questa cosa qui agli europei già. Ecco, però uno sfogo molto umano, si è passato dall'aneddoto simpatico a un argomento molto più serio. Importante, molto serio, esatto, quindi complimenti a De Sciglio. Facciamo un'altra pausa, tra poco. Rieccoci insieme, allora abbiamo ancora tante notizie di mercato da commentare. Beh, doveva fare mezzanotte, quindi è giusto che abbiamo ancora tante notizie. Assolutamente, giusto? Allora Szczęsny con la Juve fino al 2025 sarà il mio ultimo club, una bella dichiarazione d'amore, no? Sì, in realtà ha detto il mio ultimo club e poi vorrebbe chiudere la carriera in Spagna, dove è a casa e quant'altro, comunque sì, il suo ultimo top club, è una dichiarazione sì, che ha rilasciato in questi giorni.
Paragonato a Buffon, ha detto: no, io sono Szczęsny, non sono Buffon, non so se arriverò fino a 40 anni. Vabbè, è vero. E, cioè, anche in questo ha dimostrato comunque intelligenza nel parlare. E, per cui sì, pare che rimarrà anche per il prossimo biennio il portiere titolare della Juventus. Anche perché l'ultimo che si è paragonato a Buffon sta facendo tante di quelle Donnarumma. Forse è meglio che non si non è stato neanche molto fortunato Donnarumma. Però scusami, degli errori li ha fatti, per carità, ma li ha fatti anche nelle decisioni. Sì. Ma nelle decisioni quanto guadagna? Lo so, però cavolo, dai. Va bene, giusto, sì, però poi non puoi non aspettarti le reazioni e subisci quello che effettivamente... Vabbè, la giornalista, tu sei dalla parte della giornalista che ha fatto quella domanda? Beh, certo, sì, ovvio. Sì? Ovvio. Sì, però secondo me è stato di cattivo gusto tirare fuori... Ti ha incenerito con lo sguardo. Giornalista, direi... Abbiamo andato male. Ma scusa, no, però Mauri, è consecuzio di quello che diceva lui. Ma scusa, allora... Però se lei si riferiva all'errore che ha fatto le contro... Le domande si pongono. Sì, no, va bene. Però lì è secondo me la giornalista ha interpretato il pensiero di tanti tifosi azzurri a casa che se fossero stati lì gliel'avrebbero detto. Però lì è subito un fallo con Donnarumma. Poi invece c'entrava. Noi avevamo a che fare con personaggi molto più, tra virgolette, difficili che Donnarumma, noi giornalisti, certo. Sì. Cioè, di carattere, di personalità. Capello non era semplice, allora, però con molta intelligenza le domande noi gliele ponevamo, cercavamo se le ponevamo male, fosse lavoro. Ma loro rispondevano. Però Tiziana Alla è molto brava, come giornalista fa bene il suo lavoro. Ma io credo che tu in quel contesto, un po' conoscendoti, non gliel'avresti fatta, ma non perché giornalisticamente non gliel'avresti fatta, perché secondo me in quel contesto non c'entrava. La provocazione è stata. Ma quella. Non è stata una provocazione. Era lui che cercava di dire. Sono errori completamente diversi. Ma no, che vuol dire? Ha fatto il dribbling con l'attaccante davanti. Così come l'ha fatto. Ha subito il fallo lì. Ma lì dove? Con il Real Madrid o con la Nazionale? Real Madrid. Ma se non ha fischiato, vuol dire che non c'è stato nessun fallo. Allora rivediamo tutti i risultati. Allora anche la Juventus non ha vinto 3-1, 3-0 con il Real Madrid. E siamo passati. Cioè, no, se l'arbitro non ha fischiato, non è fallo. Non puoi riscrivere la storia. Perché poi vai a rivedere l'azione ed era fallo, dai, non puoi. Però ne ha fatte tante altre. Io contesto il merito. Al di là del fallo, secondo me è sbagliato mettere in mezzo cose che non c'entrano. Lì vai ad attaccare non la persona, ma anche proprio il professionista Donnarumma. Sì, ma allora, non gli ha chiesto, ma gli ha chiesto di un dribbling, se adesso anche un dribbling diventa un fatto privato. Il dribbling sì, ma l'altro dribbling no, perché quel dribbling li stai facendo no, li metti insieme perché dici probabilmente hai un problema, probabilmente devi risolvere un problema tecnico. Era questo. Momento, voi giornalisti avete quando andiamo a prendere a casa? Lui è Franco, forse non è chiaro. Non è che gliela facciamo l'intervista di fine partita. No, né fine partita, era capitano, stava parlando per l'Italia. Si è preso la responsabilità di una di fare un dribbling che non c'entrava nulla. Di rilasciare un'intervista post partita per come capitano dell'Italia. Non c'entra niente Donnarumma portiere. Ma perché davanti alle telecamere si va solo quando si vince la Coppa del Mondo? Ma no, infatti è dato. La bisogna sempre mettere, ma il capitano parla come se fosse la nazionale. Non per se stesso. Io capisco che voi, però, tutte le domande sono lecite. Però lui incalzato sul suo errore parlava per se stesso, non da capitano. Si è preso la responsabilità. Ho capito. Che un altro magari non l'avrebbe fatta. Parlava, secondo me se l'è presa contro la nazionale. Se l'è presa contro la nazionale. Però la giornalista l'ha ripetuto due volte. La prima volta. No, è lui che ha detto scusa, ripeti. No, è lui che l'ha sfidata. Tu non l'avresti fatta quella domanda. Sono sicuro. Mi gioco il mignolo destro. Perché Buffon non avrebbe fatto quel dribbling. Abbiamo fatto tutte le domande più scomode del mondo. Ma non in quel contesto lì. Ma questo proprio. È anche di vita privata. È anche di vita privata Buffon. A Gigi abbiamo chiesto di. Ma in un altro contesto, non da capitano della nazionale. Cosa vuol dire? No, e come cosa vuol dire? Non l'avessi fatto in quel contesto? Guarda, cioè, quindi al Presidente della Repubblica non si possono fare domande scomode se sbaglia qualche cosa, al Presidente del Consiglio neanche, al Capitano della Nazione. Alla dichiarazione. Ma non esistono livelli di esistono livelli diversi di democrazia. Io quando davanti alla persona intervistare vado e chiedo tutto quello che devo con educazione, perché perlomeno con rispetto. Ma infatti Tiziana l'ha fatto, sono detto che l'avessi fatto. Ed è stata brava a farlo. Per me in quel contesto è sbagliato, perché lo dico da cittadino, tifoso, nazionale, italiano, al capitano nazionale, io gli ho chiesto altre cose. Secondo me era giusto che lui portasse delle responsabilità, non sue personali, ma della squadra. Cosa che hanno fatto Buffon, che hanno fatto altri giocatori. Perché ho capito, lui nella prima domanda... in quel momento sei capitano, ma sei anche
il portiere. E hai fatto commesso, un errore. E hai commesso, ma non quello con il Paris Saint Germain. Se Bonucci fa degli errori, ma proprio perché sei il capitano della nazionale azzurra, sul 4-0 ti vai a fare un numero del genere. Ma si fa. Infatti, e lui lì ha parlato su quell'errore. Ha detto che se uno sbaglia un rigore non gli chiediamo nulla, non è la prima. Sul Paris Saint Germain, che non c'entra niente. Lo sta dicendo. L'ha ripreso. Poi dopo la giornalista gliel'ha detto, l'ha ripreso, gli ha detto: non è la prima volta che però fa gli stessi errori. Quindi cresce un attimo, ragazzo. Cresce un attimo. Ma quello è il senso. Cresce un attimo, ragazzo. Capitano. Che Mancini, non io, ancora. Mancini, quello non è andato a faccia capitano. E questa era, da lì capiamo anche perché l'Italia non è ai mondiali. No, quello non è tanto il discorso che devo parlare da capitano. Però è lei che lui ha giustificato l'errore che ha fatto, è colpa mia, è vero. Però poi lei, alla luce di quello che hai già fatto, gliel'ha fatta di nuovo la domanda dove si riferiva al Paris Saint Germain. Sai cos'è successo lì? Che abbiamo sbagliato il dribbling con la giornalista. Perché purtroppo il fatto di essere un bravo calciatore... Credo che i giornalisti hanno sempre ragione. E questo è Allegri che ha sempre colpa, no? Esatto, funziona così. Però purtroppo nella vita... Nella vita il fatto di sapere giocare a pallone non vuol Allegri dire... tira anche delle risposte al vetriolo, Allegri avrebbe risposto in maniera completamente diversa in quella situazione. Avrebbe seduto la giornalista. Allegri forse. È il principe della comunicazione. Donnarumma no. Questo è stato sprovveduto Donnarumma. Ma io comunque temo di più un'intervista. Temo, no. Con Allegri. Stai più sull'attenti, sulle difensive. Calibrare le parole come Simeone Allegri piuttosto che con tutto il rispetto con Donnarumma. Sì, che Dani Allegri, ti ricordi? A Dani Allegri. Ma infatti a Dani non è un giornalista. Infatti Allegri con i giornalisti non ha mai avuto uno scontro come quello. Ma Dani perché che... vi prende in braccio? Allegri vi prende in braccio tutti quanti. E voi non vi accorgete, ma vi prende in braccio. In conferenza stampa prende in braccio tutti. Donnarumma no. No, Donnarumma no. E allora magari un po' di indulgenza, magari un po' di tatto. No, allora non fai questo mestiere, se diventa indulgenza proprio allora, guarda. Allora è ammesso, vabbè, dimenticavo. Il fatto che ci prende in braccio, magari parliamone, perché poi anche sulla comunicazione. Vedi che non ti accorgi neanche che vi prende in braccio. Noi ce ne accorgiamo bene, però faremo poi magari una puntata sulla comunicazione nel mondo del calcio, che sarebbe molto interessante, avremo tante cose da dire. Conte abbiamo sempre chiesto di tutto. Con garbo ed eleganza. Anche perché Conte devi anche stare attento. Ad Antonio comunque noi abbiamo sempre chiesto tutto. Anche Conte ci serve da parlare su come reagisce sulla comunicazione di Conte. Conte vi fa dire quello che vuole lui, eh? Ma non è vero. No, questo no. Io lo conosco da... Ma non parlo di come lo conosci tu, parlo di quello che dice e quello che vuole far passare. In questo momento c'è solo una zona del mondo dove la democrazia non esiste e ne parla solo uno e fa dire quello che vuole. Per il resto credo che in linea di massima. Il contraddittorio esista anche con Conte e con tutti quanti. Per me Conte e Mourinho sono unici nel loro genere di comunicazione. Mourinho magari è più... gemelli, comandano la comunicazione. Allegri in tutt'altro modo, ma loro fanno veramente passare il messaggio. Ne parleremo, però purtroppo ci dobbiamo salutare. Allora, ringrazio di cuore Maurizio Vermiglio, Roberto Buonfiglio, Gianfranco Pecine e tutti gli amici che ci hanno seguito con tanto affetto. Grazie, buona estate. Alla prossima. Buona estate, ci vediamo prestissimo. Grazie, buonanotte.